Nissan nel baratro, Palazzolo in risalita. Questo è il responso dello spareggio salvezza che si è disputato oggi al Tomaselli, conclusosi con un punteggio netto a favore degli ospiti, che ha sancito anche il divario dei valori tra le due squadre. La partenza della Nissan era sembrata incoraggiante, ma al terzo minuto Pericioli è stato poco reattivo al momento della conclusione. La risposta del Palazzolo è arrivata al sesto minuto con Impallari, che ha però mancato lo specchio della porta. Con la Nissan incapace di organizzare gioco, è stato il Palazzolo ad insistere. Al decimo minuto il difensore nisseno Di Marco ha mancato il rinvio e Arrigo ha scaldato le mani di Iacono. Al 32esimo Migliore ha perso palla a centrocampo e Arrigo si è involato verso la porta nissena senza però riuscire a inquadrarla. L'unica azione degna di nota dei locali l'ha imbastita Failla al 33esimo, ma la conclusione di Pericioli è stata debole. Prima del riposo Gennarini si è presentato davanti a Iacono ma ha calciato al lato. Ancora è soltanto Palazzolo anche nella ripresa. Al quarto minuto la conclusione di Gennarini è stata deviata da Iacono. Al sesto minuto la squadra di Pidatelle è passata in vantaggio con Calabrese senza che la difesa nissena opponesse valida resistenza. Poi al 16esimo si è visto il nuovo entrato Savasta, il cui colpo di testa non ha inquadrato la porta del Palazzolo. Quindi ospiti padroni del campo con Aperi al 19esimo, autore di uno slalom e conclusione parata da Iacono. Al 29esimo Ichè ha servito Miraglia. E anche stavolta Iacono ha deviato provvidenzialmente. Sugli sviluppi del successivo corner, però, il Palazzolo ha raddoppiato con un colpo di testa di Aperi. Nisseni allo sbando e ospiti ancora padroni del campo. Al 31esimo Cunzolo ha sciupato dopo una bella iniziativa di Ike, ma si è riscattato al 35esimo quando ha raccolto un cross proveniente dalla sinistra e ha battuto Iacono. La Nissa ha alzato la testa al 37esimo e la conclusione di Savasta è finita di poco al lato. Ma al 40esimo, ultima azione della partita, Impallari con un bel colpo di testa ha impegnato ancora Iacono. A fine gara il commento del dirigente della Nissa Luigi Abbate, misurato e realistico quello del tecnico ospite Orazio Pidatella. È giusto che anche tecnico e giocatori si prendano le proprie responsabilità. Oggi, secondo me, abbiamo fatto una prestazione deludente, molto deludente. Sinceramente, mi dispiace per questi nuovi soggi che devono entrare all'interno della Nissa, che hanno visto questo spettacolo poco gradevole. Le cose positive sono tante di questa partita, tipo non aver mai cambiato atteggiamento dopo aver fatto il gol, abbiamo cercato il secondo, non abbiamo preso gol e questo è un dato importante per noi.